Michele Cavaro, figlio del noto pittore Pietro Cavaro, è nato forse a Napoli non oltre il 1517 e morto a Cagliari nel 1584. Lavorò presso la cosiddetta Scuola Stampacina, importante scuola di pittura sarda che prende il nome dal quartiere storico di Cagliari dove i pittori della famiglia Cavaro tennero bottega dal XV fino alle soglie del XVII secolo. Realizzò con il padre Pietro la Palla di Sant'Agostino, proveniente dal chiostro di San Francesco di Stampace, oggi ubicata presso la Pinacoteca Nazionale di Cagliari dal 1899. Nello scomparto maggiore, il Santo Vescovo di Pone è rappresentato in preghiera tra il Crocefisso e la Madonna col Bambino, secondo il riferimento alle Meditazioni, dove Sant'Agostino attende di essere alimentato dal sangue di Cristo e dal latte della Vergine, per nutrire la sua fede e la sua teologia. Sono visibili tracce del disegno preparatorio nella nicchia e nella figura della Madonna col Bambino. Agostino, invece, è raffigurato in abiti vescovili sovrapposti alla cocolla nera degli agostiniani. Oggi, presso la Pinacoteca Nazionale di Cagliari, si trova il retablo di Nostra Signora della Neve, realizzato nel 1568 nella chiesa di San Francesco di Stampace. È suddiviso in tre parti, l'Annunciazione, la Natività e l'Epifania. Successivamente Michele realizzò il retablo di Sant'Antonio Abate nel 1567. Esso è un polittico. Nello scomparto mediano è presente la Crocifissione. Invece in quelli laterali sono rappresentati l'Arcangelo Gabriele, l'Annunciata, Sant'Antonio Abate e Sant'Antioco. Nella predella ci sono i miracoli di Sant'Antonio da Padova, l'Eucaristia adorata dal mulo e la guarigione dello storpio. Mentre nel polvarolo sono presenti gli apostoli. Una delle sue opere più importanti è il Trittico della Consolazione, originariamente collocato in una delle cappelle di San Francesco di Stampace, dedicato alla Madonna della Consolazione. La posa di Maria, rappresentata nel pannello centrale, è molto frequente in ambito lombardo. Seduta, appoggia la schiena contro un albero, mentre a lato il bambino volge lo sguardo verso San Giuseppe. A fianco a lei e ai suoi piedi sono presenti degli angeli di proporzioni ridotte rispetto a quelle della Madonna stessa. Ciò riprende una consuetudine pittorica medievale, secondo la quale si realizzava con proporzioni maggiori il soggetto di più elevata dignità religiosa. Nei pannelli laterali sono raffigurati San Giovanni, e a destra San Michele Arcangelo, rappresentati secondo l'iconografia tradizionale. La collocazione delle figure nello spazio e le pose dei personaggi, specialmente le torsioni dei santi nei pannelli laterali, evidenziano la maturità dell'opera di Michele Cavaro, mettendo in evidenza le novità manieriste apprese in ambito partenopeo. Ad uno sfondo paesaggistico di ascendenza leonardesca si affiancano particolari descritti minuziosamente, come fiori o piantine, o come la rondine, usata qui anche come simbolo di fertilità, legata per una zampa da un laccio rosso, la cui estremità è stretta da Gesù. È datato al 1549-1567 il retablo di Bonaria, del quale si conservano in pinacoteca la Crocefissione, che chiusa entro un'elegante cornice gotica doveva occupare la posizione centrale in alto secondo i canoni strutturali del retablo classico, San Pietro e San Girolamo, entrambi scomparti laterali di sinistra, l'uno assiso, l'altro inginocchiato, ma entrambi rivolti a destra verso il centro del retablo. La pala era dedicata alla Madonna e sistemata presumibilmente nell'altare maggiore del santuario, ma tutt'oggi la dispersione di gran parte dei suoi scomparti e le diverse proprietà dei pezzi superstiti rendono impossibile una globale visione di una delle più belle opere della maturità di Michele Cavaro e della sua bottega.